Cari telespettatori, ben ritrovati dopo la pausa estiva. In questa prima puntata della nuova stagione del settimanale Babele, vi portiamo a visitare una bella mostra del famoso concorso internazionale di fotogiornalismo dal titolo World Press Photo. Questa mostra è composta da 150 scatti fotografici che raccontano dell'umanità e del mondo. La mostra è visitabile fino al prossimo 24 di settembre a Palazzo Buonocore, a Palermo. Stuck by this river, you and I, underneath the sky that's ever falling down, down, La fotografia è quell'occhio poetico che riesce a cogliere i frammenti di vita che sfuggono al nostro sguardo distratto e sonnolento. La fotografia è un occhio attento e impetuoso, occhio che ha il dono di cogliere e ritrarre il dettaglio, il lampo fulmineo del tempo, un tempo che non ha più ritorno. Avviene quasi un miracolo nella fotografia, il miracolo di eternare nell'infinito l'istante. L'istante della vita che brucia, vita che si dissolve come nebbia nel vento della precarietà dell'esistenza, vita in bilico fra memoria e oblio. Ci racconto nel gesto fotografico. Il racconto di un'umanità che vive l'ora silenziosa del dolore, trafitta da occhi senza più lacrime, da urla senza suono e da rabbia senza più speranza. Ogni scatto fotografico è un viaggio complesso nelle regioni più remote dell'umano, che sorprendono per la presenza di storie coraggiose che vanno al di là dell'umano stesso. Storie che trasudano di quella bellezza germinata solo da esseri speciali. La fotografia è incanto, è meraviglia, è geografia di luoghi che custodiscono storie toccate dalla poesia più profonda. Storie di anime, anime tanto belle e sensibili da assomigliare all'alba della luce, l'alba che disvela i germogli della vita. Stuck by this river. You and I, underneath the sky that's ever falling down, 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 ever falling down. Through the day, as if on an ocean. Waiting here, always failing to remember why we came. World Press Photo non è solamente una gran bella mostra di fotogiornalismo, è anche un grande messaggio etico, ovvero la fotografia è libertà di espressione, la fotografia è libertà di raccontare ciò che accade nel mondo e nell'umanità. Al di là di ogni dittatura, al di là di ogni arroganza, visibile o poco visibile. Alla prossima.